È partita ieri sera l'ennesima edizione del Grande Fratello, per meglio dire la 13ª. Poco pubblico e tanta noia per una versione che pare quasi una brodaglia riscaldata, anche perché di novità non ce ne sono state tante. Anzi, forse devono ancora arrivare, ma anche la decisione di separare uomini e donne è stata considerata una trovata poco originale, dato che era già accaduto altre volte. Critiche a parte, la vera novità è stata rappresentata dalle primarie, vinte a pieni voti da Diletta Di Tanno, che è entrata nella casa sbaragliando gli altri concorrenti con il televoto dei suoi fan. Per ciò che riguarda gli opinionisti, invece, per un signorini che se ne va, una Manuela Arcuri che arriva al 7° mese di gravidanza e Cesare Cunaccia, una coppia che dovrà metterci del suo per equiparare le battute taglienti e sempre attuali del famoso signorini. Tra i concorrenti, Valentina, torinese disabile a cui manca un braccio, e finalmente un vero ragazzo di colore, Saba, un ragazzo africano adottato da una famiglia pugliese, il cui unico motto è «Non c'è black senza white». Ragazzi in cantina, ragazze in casa, per una migliore conoscenza. I concorrenti si uniranno tutti solo la prossima settimana.